Partiamo da i portieri. Chiamiamo Pietro Cavalieri, è il primo dell'organico. A seguire Alberto Gallinetta. Giacomo Venturi. I difensori. Riccardo Barzaghi. Filippo Capitanio. Andrea Venturini. Andrea Magrini. Giacomo Lucarini. Matteo Ronchi. Mauro Gherardi. Mario. Il capitano Elia Ballardini. Centrocampisti. Salvatore Papa. Tommaso Leni. Mirko Severini. Gianluca Piccoli. Cristian Cenci. Alfonso Selleri. Aaron Tabacchi. Michele Portoghese. La fase offensiva, agli attaccanti Sam Falù. Vieni Sam. Carmine De Sena. Enrico Sabba. Tommy Maestrello. Chiude la trafila della prima squadra Antonio Broso. Chiamiamo anche lo staff. Sembra di essere in discoteca. Mi faccio subito dal mister. Venga mister, venga. Allora, non sarà facile. La paura la lasciamo là. Parola a lei, quello che si sente a caldo. Hai detto bene, no? Non abbiamo paura, daremo tutto, metteremo il massimo dell'impegno per dimostrare che meritiamo questa categoria che abbiamo conquistato con tanta fatica e merito l'anno scorso, quindi siamo pronti a lottare, convinti che possiamo giocarcela e per ottenere un risultato importante. Lei è il primo allenatore dopo che Ravenna manca dal professionismo da anni, cioè io andavo a seguire Ravenna, me lo ricordo, fantastico. Si sente un po', non so, questo peso, questa responsabilità, o se la vive con filosofia, come dico io? No, me la vivo con filosofia, con tanto entusiasmo e anche gioia e contentezza, perché chiaramente ringrazio la società per avermi riconfermato, per aver riconfermato lo staff con il quale tanti anni che lavoro mi trovo benissimo, quindi i risultati chiaramente sono venuti, però ringrazio chiaramente la società e l'affronto con tanto entusiasmo, tanta voglia, senza paura e convinti, ripeto, che possiamo portare alla salvezza questa città e questa squadra. Mister, un'ultima domanda: qual è secondo lei la caratteristica che più servirà per affrontare al meglio questo campionato un po' particolare? No, quello che non possiamo sicuramente rinunciare è la voglia di correre, di lottare e di impegnarci e giocare per il compagno, perché dobbiamo lasciar perdere l'io ma pensare per il noi, quindi lo spirito di gruppo penso che sia fondamentale, perché il calcio è uno sport di gruppo e non individuale. Ti sei passato un po' quasi tutte le categorie, davvero, e questa come la vivi questa squadra? Ma la vivo ovviamente con grande entusiasmo, è un piacere enorme tornare in categoria e noi da domenica faremo di tutto, insomma, per rimanerci. E dobbiamo assolutamente rimanerci. Qual è la cosa che vi dite negli spogliatoi? Certo, sono cose di spogliatoi, rimangono spesso segrete, quindi non è che vi sveleranno tutto, però
Qual è il segreto, secondo te, che si sta creando per unire questo cerchio? Ognuno è fondamentale, ognuno è indispensabile. Ma soprattutto il futuro di ognuno è, insomma, determinato da quest'anno, quindi è importante per tutti fare un gran campionato e conquistare la salvezza con Ravenna. Elia, in bocca al lupo. Ragazzi, mega applauso e super in bocca al lupo a questo Ravenna!